La vicenda del clan criminale di Rho non è finita lo scorso anno. Nelle ultime ore la polizia di Stato ha sequestrato una casa e conti correnti per 240.000 euro a un 48enne residente ad Arluno, a Gazio, Cosimo Carioti. L'immobile intestato alla figlia è stato sequestrato insieme a conti correnti dell'uomo e degli altri membri della sua famiglia per un valore totale di circa 240.000 euro. L'uomo è ritenuto un elemento di spicco della locale di 'Ndrangheta a Rho, colpita duramente già lo scorso anno. Carioti è una delle 55 persone indagate per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e traffico di armi. Stando all'indagine, l'uomo sarebbe stato il coordinatore dell'attività illecita e ha alcuni precedenti che lo portano a essere considerato dall'autorità giudiziaria socialmente pericoloso proprio per l'appartenenza alla locale di Rho. La misura patrimoniale è stata autorizzata dal Tribunale anche perché, come si legge in una nota della Questura, è emerso un quadro fattuale che consente di definire il 48enne quale elemento abitualmente dedito alla commissione di reati. Inoltre, secondo la Questura, vista la mancanza di redditi leciti anche da parte dei familiari, è consentita l'applicazione di questa misura patrimoniale, cioè il sequestro della casa e dei conti correnti. L'appartamento di Arluno, in particolare, era stato acquistato all'asta dalla figlia di Carioti. Secondo gli accertamenti patrimoniali, sarebbe stato finanziato unicamente, sempre come si legge nella nota della Questura, da proventi originati dalle attività illecite. Attività che, secondo gli inquirenti, sono state svolte dall'uomo perché la figlia non ha reddito e non ha svolto alcuna attività lavorativa.